proposito di soldi, di risorse, di buste paga, oggi Silvio Berlusconi si è detto possibilista sulla prossima iniziativa legata alla detassazione delle tredicesime, un provvedimento molto atteso da tante famiglie, immagino. Direi che i consumi oggi sono uno dei crucci del nostro paese, perché purtroppo la situazione a seguito dell'euro, la situazione a seguito di queste crisi internazionali e quindi la difficoltà anche delle nostre imprese di rimanere sui mercati, come conseguenza ha una diminuzione del potere di acquisto del reddito delle nostre famiglie, e sappiamo che le nostre famiglie fanno fatica ad arrivare a fine mese. Benvenga allora finalmente questo, insieme ad altri strumenti che serviranno per lasciare un po' più di quattrini in tasca dei lavoratori. Non dimentichiamoci che un anno fa al governo c'era ancora una persona che si chiamava Visco, e un governo con Padoa-Schioppa ministro e Prodi presidente del Consiglio, ed erano aumentate le tasse alle imprese, erano aumentate le tasse sui lavoratori. Bene, quindi, che con la detassazione delle tredicesimi passi questo messaggio, insomma deve passare lì, dovrà passare anche attraverso la detassazione, come è già iniziata, degli straordinari, eccetera, cioè i quattrini, i soldi devono rimanere nelle tasche di chi lavora e non essere bruciati da questa Roma ladrona che continua ad essere sempre quella che è stata.